Viaggio Jitsers e ben ritrovati. Manca poco più di una settimana a Pasqua e ho deciso di darvi delle idee per decorare la tavola e sostituire il classico e banale uovo di cioccolato con qualcosa di più divertente e soprattutto che potrete creare voi stessi aggiungendo il vostro tocco personale. Per l'occasione ho realizzato 4 tutorial prendendo spunto da Pinterest, che come sapete è una fonte inesauribile di idee. Quindi a partire da oggi e fino a domenica posterò un nuovo video ogni giorno e come avrete modo di scoprire si tratta di progetti di facile realizzazione e realizzabili utilizzando per lo più materiali di riciclo. Il progetto di oggi è questo. Un contenitore a forma di coniglietto pasquale che potrete riempire con ovetti di cioccolato, caramelle, piccoli regali o qualsiasi cosa vi ispiri la vostra fantasia. Ecco quello che vi servirà per realizzarlo. Un cartoncino bianco formato A4 con stampato il template del contenitore che potete trovare sul mio blog, il link è nella info box qui sotto. Della colla a caldo, una pallina di feltro o in alternativa un batuffolo di cotone, un fiocchetto, del cartoncino rosa, del cartoncino colorato, una squadretta, un cutter, un utensile per fissare le pieghe della carta, potete usare anche un righello o un coltello, un righello, delle forbici, dei pennarelli, una matita, una penna nera e una gomma. Per prima cosa andiamo a stampare il template, che potete scaricare sul mio blog, sul cartoncino. Procediamo poi a ritagliare seguendo i contorni. A questo punto, utilizzando il cutter, ritagliamo 2 aperture nella parte tondeggiante, seguendo le linee tratteggiate. Aiutandoci con un righello e utilizzando il nostro utensile per creare le pieghe, andiamo a tracciare tutte le aree che andranno appunto a piegarsi, proprio come vedete. Usando il righello andiamo a individuare l'area centrale della zona tondeggiante. Poi con la matita disegniamo il musetto del nostro coniglio. Cancelliamo i segni a matita in modo che resti soltanto una linea guida molto leggera e poi andiamo a ripassarla utilizzando la penna nera, in questo modo. Ora coloriamo le guance del nostro coniglietto utilizzando un pennarello rosa e andiamo a riempire il naso con un pennarello rosso. Possiamo ora procedere ad assemblare il nostro contenitore, ripiegando lungo le linee, come vedete. E applicando la colla in questo modo. Per terminare l'assemblaggio ripieghiamo anche la parte centrale su entrambi i lati.
possiamo ora iniziare a decorare il nostro contenitore. Partiamo dal cartoncino rosa e andiamo a realizzare dei dettagli che andranno incollati all'interno delle orecchie. Considerato che le orecchie misurano 2 cm x 5 cm, andiamo a ricavare dei dettagli lunghi 1,5 x 4,5. Una volta ottenuti i nostri ritagli, procediamo incollandoli sopra le orecchie. Per la parte frontale del contenitore utilizzeremo del cartoncino colorato nella colorazione che preferite e andremo a ritagliarlo delle giuste dimensioni, proprio come vedete. Incolliamo il cartoncino sulla parte frontale del contenitore e possiamo procedere a riempirlo con tutto ciò che preferiamo. Io ho scelto degli ovetti di cioccolato. Per chiudere il nostro contenitore inseriamo le orecchie nei due tagli che abbiamo realizzato all'inizio, in questo modo. E aggiungiamo della colla per tenerlo chiuso. Ora sbizzarriamoci aggiungendo altri particolari. Possiamo incollare il nostro fiocchetto sulla parte anteriore utilizzando della colla a caldo, in questo modo. Per creare la coda del nostro coniglietto prendiamo una pallina di feltro o in alternativa un batuffolo di cotone e tagliamo la metà. Giriamo il contenitore e utilizzando della colla a caldo andiamo ad applicare la coda. Per finire ho deciso di incollare sulla parte anteriore anche una piccola tag con scritto Buona Pasqua, Happy Easter. Ed ecco il nostro progetto finito. Ed ecco qui i nostri contenitori a forma di coniglietto pasquale pronti. Come vedete, cambiando i colori di base e le decorazioni otterrete tanti contenitori diversi da regalare a chiunque voi desideriate. Bene, per oggi è tutto. Io vi aspetto domani con un nuovo tutorial, ma se questo progetto vi è piaciuto non dimenticate di cliccare mi piace qui su YouTube e di condividere questo video oppure il post sul mio blog con tutti i vostri amici. Se poi decidete di provare a realizzare questo tutorial non dimenticate di inviarmi le immagini su Instagram, su Twitter o su Facebook utilizzando l'hashtag CraftingWithJujitsu. Ciao! Non dimenticate di inviarmi le immagini su Instagram, su Facebook o su Twitter utilizzando l'hashtag CraftingWithJujitsers. Bene, per oggi è tutto. Io vi aspetto domani con un nuovo tutorial, ma se questo progetto vi è piaciuto non dimenticate di cliccare mi piace qui su YouTube. Ciao a tutti e ben ritrovati. Oggi vorrei fare qualcosa di un po' diverso, un tutorial di trucco. Partiamo dal presupposto che non sono assolutamente un'esperta di make-up, ciononostante ho deciso di condividere con voi il mio trucco di tutti i giorni, che è questo. Quindi bando alle ciance e partiamo con il tutorial.